ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi inizio questo video completamente struccata, non spaventatevi, ma oggi voglio fare questo video tag che tra l'altro mi avete richiesto anche voi, e cioè come mi truccavo alle superiori. Allora, voglio fare questo video in particolar modo perché mi truccavo in un modo imbarazzante. Io ve l'ho anticipato, ma è veramente una cosa, cioè è cambiato veramente tanto da quei tempi, perché noi all'epoca non avevamo YouTube, non avevamo internet, non potevamo vedere tutti i tutorial o insomma i consigli, non potevamo avere i consigli delle makeup artist, non potevamo appunto avere il sapere riguardo al trucco che hanno le ragazze che vanno alle superiori oggi. Io le vedo e sono tutte perfettissime, cioè hanno questo trucco tipo che neanche le modelle. Noi invece, almeno per quanto mi riguarda, eravamo veramente a livelli sconcertanti, e oggi ripercorreremo assieme, ritorneremo ai tempi di quando io andavo alle superiori e mi truccherò con voi esattamente come mi truccavo all'epoca, il che è imbarazzante a dir poco. Vi anticipo subito che i pennelli non sapevo nemmeno che cosa fossero, quindi dimenticatevi i pennelli in questo video e dimenticatevi tutto quello che vedrete in questo video, perché niente è come dovrebbe essere sostanzialmente. Inizio utilizzando un correttore, questo è il Born This Way di Too Faced, ma in una tonalità troppo scura, assolutamente troppo scura. Io non applicavo il correttore come lo applico oggi per illuminare il viso, sotto il contorno occhi eccetera, lo applicavo solo se avevo un brufolo, tipo in questo caso. Io ho ancora qualche cicatrice, lo applicherei così, 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 così e così, e poi non è che sfumavo, cioè ci passavo sopra con le dita così. A volte vi devo dire che non facevo neanche la base e la lasciavo così, cioè uscivo con le macchie del correttore. A volte, adesso non mi ricordo se lo applicavo sulle occhiaie oppure no, a volte mi sa di sì, però non come oggi, ce lo applicavo tipo così. Ed era molto, molto più scuro della mia carnagione, quindi uscivo a chiazze. Forse se mi avvicino un po' di più apprezzerete un po' di più quest'opera d'arte. E adesso, più o meno come facevo all'epoca, diciamo che più o meno sfumavo, cioè il correttore, tipo così, un po' a casaccio. Ok, a questo punto passavo al fondotinta. Allora, io mi ricordo di un fondotinta che era di L'Oreal ed era in stick. Lo stick era color argento. Io non sono riuscita a trovare, non ho purtroppo quel fondotinta, purtroppo per dire, non ho quel fondotinta che era decisamente troppo giallo per la mia carnagione e decisamente troppo scuro. Tutte le mie compagne, cioè io non so, loro avevano sempre il fondotinta perfetto, che era di una tonalità media, e lo stendevano, erano perfette. Io che sono tonalità fantasma, l'unica, la più bianca di tutte le persone possibili, immaginabili che io conosca, non sono mai riuscita a trovare un colore decente, quindi loro erano perfette. Io avevo la faccia marrone ed il collo bianco. Quindi oggi ho scelto un fondotinta che è di Deborah Milano, Perfect and Natural, però la tonalità non è la mia, questa è la tonalità 6, che sarebbe più o meno la tonalità che io usavo all'epoca. Ovviamente, vi ho anticipato, non usavo pennelli, cioè beauty blender, niente di niente, spruzzavo il fondotinta così direttamente sulla mano, molto spesso ne mettevo troppo, e poi facevo così e lo... mamma mia, marrone, però vi giuro che non è molto diverso da il colore che usavo all'epoca. Credo di aver esagerato un po' con questo fondotinta, quindi ne prendo un altro, questo di Givenchy. È un po' più chiaro, ma è comunque troppo scuro per me. Lo stendiamo un po' sopra per alleggerire il tutto e renderlo un po' più veritiero, perché non andavo in giro proprio con la faccia marrone. Ok, diciamo che così siamo sulla buona strada. Questo mi ricorda molto il colore che usavo all'epoca, forse era un po' più giallino. Peccato non lo facciamo più quel fondotinta, ma appunto questo più o meno era la mia base, e a questo punto io mi vedevo già perfetta. Ebbene sì, ne mettevo 10 kg perché a volte avevo dei brufoli non molto carini da vedere, e quindi la mia idea era che indipendentemente con cosa io li coprissi, anche con un fondotinta di 7 tonalità più scura, l'importante era coprirli, perché quello che mi dava fastidio era se i miei compagni vedevano che io avevo dei brufoli, ecco. Per capirci, questa era la cosa fondamentale da fare. Poi a questo punto io non so a che cosa passavo sinceramente, però mi ricordo che avevo un ombretto della Colistan in polvere, che ora non ho più, ma era molto simile a questo azzurro chiaro. Voi dovete sapere, anzi voi già lo sapete, io sono sicura, ma lo sapete che se una ragazza, insomma se avete gli occhi azzurri, la cosa
peggiore da applicare sull'occhio azzurro, che non lo fa risaltare per niente, è l'azzurro. Quindi io non sapevo, non mi rendevo conto di quanto sbagliasse ad utilizzare l'azzurro, perché poi mi stanno molto meglio tipo gli ombrati, i dorati, però a me non me ne fregava niente, mi piaceva quell'ombretto azzurro in polvere e usavo quell'ombretto azzurro in polvere. E come lo applicavo? Naturalmente senza alcun pennello, quindi ci spiaccicavo su 10 kg di prodotto sul dito e poi andavo, ovviamente senza alcun tipo di primer, questo non devo neanche stare a spiegarvelo, e andavo a mettere così l'ombretto più o meno alla cavolo e non sfumavo niente, tra l'altro, quindi io, cioè, veramente non so come andavo in giro all'epoca. Vi devo dire la verità, non mettevo l'ombretto azzurro quando andavo a scuola, grazie al cielo, lo mettevo solo in occasioni importanti, tipo se dovevo uscire la sera, cioè mi vedo in faccia che sono la cera, il cerone, se dovevo uscire la sera, così allora mi sentivo più figa e mi mettevo l'ombretto azzurro. E voi pensate che io stia esagerando, il problema è che io non sto esagerando, cioè nel senso io andavo veramente in giro così e non ho neanche finito. Una cosa che mi ricordo perfettamente era che all'epoca avevo tolto troppe sopracciglia, praticamente da qua in poi non ne avevo più, cioè io praticamente le lasciavo fino a qua e poi da qua in più non ne avevo più. Tra l'altro, cioè io vi giuro, mamma mia, se giro intenso, cioè mi sto vergognando un sacco. Tra l'altro le rasavo con il rasoio, quelle qua sotto, quindi avevo anche parecchi rossori, ma vabbè, questo lasciamolo perdere. Poi ho scoperto la pinzetta, però quando ho scoperto la pinzetta andavo comunque a toglierne troppe, quindi le mie arrivavano fino a qua. E cosa facevo per continuare la forma delle mie sopracciglia? Io dovete sapere, cioè non so perché, evidentemente non mi sono mai chiesto se esiste un altro tipo di matita, ma io ero convinta che le matite per gli occhi fossero, esistessero solo nere. Sì, e quindi l'unica matita che io avevo era una matita nera per gli occhi, tra l'altro, ovviamente non per le sopracciglia, e io la usavo per le sopracciglia, e io la usavo sia all'interno dell'occhio, che dopo vi farò vedere, che per le sopracciglia stesse. Quindi io facevo esattamente questo tipo di lavoro e andavo a continuare il sopracciglio così, con la matita nera. Ecco, questo più o meno è il risultato. Se non mi ricordo quanto spessa la facessi, però più o meno. Poi sfumavo un po' perché ero convinta che se ci passavo sopra due volte con le dita non si vedesse niente. Ecco, più o meno era proprio così. Veramente ridicolo, me ne sto rendendo conto in questo momento. È preoccupante. Cioè, nel senso, io penso di essere la peggiore di tutti i video fatti in questo video tag, ma io ero convinta che non sarebbe stato così pessimo il risultato. Invece, cioè, non ho neanche finito, mi sento già, cioè, mi vergogno. Altra cosa che facevo, questa l'ho scoperta tipo, penso in quarta superiore, ho scoperto che stendere la matita nera all'interno dell'occhio faceva risaltare i miei occhi chiari. Quindi cosa facevo? Prendevo sostanzialmente la matita, e questo lo facevo anche per andare a scuola, mi ricordo, e la applicavo all'interno dell'occhio sulla lima interna. Voilà. Questa era l'unica cosa che non è sbagliata praticamente, però ovviamente non sfumavo, non aggiungevo ombretti, niente, questo era quanto. Mascara lo stendevo solo sulle ciglia superiori in realtà, quindi non dovrei neanche usarlo perché non lo stendevo su quelle inferiori, e su quelle superiori io adesso ho l'extension, quindi sostanzialmente questo era il look. Ultima cosa, il gloss. Usavo praticamente solo gloss trasparenti. Detestavo le mie labbra scure, ma non le azzeravo perché non sapevo farlo, e quindi non ci stendevo mai il fondotinta sopra. Quindi adesso io vado a rimuovere il fondotinta che ho applicato. Mamma mia, il mio sguardo dice tutto. E praticamente andavo ad applicare il gloss, e mi ricordo, credo fosse stata la prima volta che io ho steso il gloss, ed erano quelli Bon Bon Malizia. Avete presente, se siete mie coetanee, quegli stick roll on, i gloss profumati? Ecco, che c'erano i profumini, poi c'erano, hanno fatto anche i gloss. Io amavo i profumini ed amavo i gloss. E cosa facevo? Praticamente la prima volta che io ho steso questo gloss, mi ricordo che ero in macchina con mia mamma, e lei mi guarda e mi fa: ma Nicole, ma il gloss non te lo devi stendere come se avessi appena mangiato la pasta al ragù? Perché io praticamente l'avevo steso tutto attorno alle labbra, convinta che non si vedesse trasparente, nel senso, bene. Quella però è stata tipo la prima volta, penso, sì, appunto, ero alle medie. E poi c'è le superiori, ho capito che non dovevo fuoriuscire dal bordo. A volte stendevo il gloss brillantinato, ma oggi vi risparmierò questo scempio.
Sostanzialmente questo era il risultato. Io però vi giuro che cioè non credevo di essere così male ai tempi. Cioè io ero convintona, nel senso, cioè, boh, ho coperto tutti i brufoli, non si vede niente. Non mi rendevo conto che lo stacco con il collo fosse così. Io, cioè, anche mio papà una volta me l'ha detto, tipo, ma guarda che si vede questo fondotinta. Io, cosa, non è vero? E poi ci ripensavo, ma perché mi ha detto così, che in realtà non si vede niente? Cioè non realizzavo. Comunque questo era veramente quanto. Io penso che un po' ci andavo sopra, alle sopracciglia, anche fino a qua, però non volevo esagerare, però devo essere realistica e dirvi come stavano le cose davvero. Quindi più o meno questo era. Io vorrei concludere praticamente con questa faccia, che mi rendo conto che non posso essere molto credibile, però ragazze che oggi andate alle superiori, rendetevi conto di quanto siete fortunate ad avere tutorial, internet con i vari consigli di make up eccetera, perché noi alla nostra epoca, insomma, quando andavamo noi alle superiori, non esisteva tutto ciò e noi andavamo in giro così, almeno io, ebbene sì. Quindi questo è il tema del video, questo era il succo di questo video. Una cosa che dovete assolutamente fare in questo video, vi prego, non fatemi sentire da sola, scrivetemi nei commenti se anche voi facevate qualche roba del genere, cioè se anche voi sbagliavate con il trucco e vi mettevate, non lo so, il fondotinta troppo scuro oppure l'ombretto terribilmente steso senza pennelli del colore più sbagliato possibile. Insomma, scrivetemi nei commenti, almeno non mi fate sentire sola. Io vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ho paura a leggere i vostri commenti. Comunque, alla prossima. Ciao.